Allora iniziamo. Sì. Niente, il professor Carnieri ci ha già l'anno scorso deliziato con due conferenze sul mondo che non, almeno io non conoscevo per niente, della paleontologia, e quest'anno ci farà questa lezione di oggi e l'altra giovedì, visto gli incassi degli impegni che aveva. Oggi parlerà di una cosa che non sapevo, il discorso del premio Nobel dovuto alla ricerca del DNA, se ho capito, per lo studio antropologico. Sul DNA fossile a Svante Pebo, che nel 2022 ha vinto, gli è stato assegnato il Nobel per la medicina. Quindi io oggi pomeriggio vi parlerò, diciamo, fondamentalmente di questo, cioè degli studi che Svante Pebo e collaboratori ovviamente hanno fatto in tutti questi anni, e il motivo poi per cui gli è stato riconosciuto, diciamo, il premio più prestigioso per uno scienziato. Sì, Condividi. io. Non so se Inizio, adesso. no, inizio la presentazione. Presentazione qua. Presentazione online. Presentazione dalla prima, Sì. così. Ora io non so, qua su, sì, Sì, c'è. poi va via, Ah, veloce. ok. Vabbè. Più che altro per voi, io vedo la presentazione. Io spero che a casa, diciamo, l'audio sia buono. Innanzitutto, buonasera a tutte e a tutti. È un piacere essere nuovamente con voi. Ci rivedremo presto, cioè giovedì. Ovviamente il giovedì prossimo l'argomento sarà diverso, anche se sempre diciamo, di argomento antropologico. Poi magari alla fine della conferenza di stasera vi anticiperò anche il tema, ma credo che più o meno lo sappiate perché ce l'avete nel programma. Ecco, stasera, appunto, come vi ho anticipato, l'argomento riguarda l'ultimo Nobel che è stato assegnato per la medicina, e con grande gioia, diciamo, per tutti gli studiosi di evoluzione umana, per paleantropologi, gli archeologi che studiano, diciamo, la preistoria della nostra specie, l'evoluzione della nostra specie. Il Nobel è stato assegnato a Svante Pebo, che è un paleogenetista svedese, che lavora in Germania e che è stato il primo a studiare il DNA da resti umani antichi. Lui ha iniziato, diciamo, i suoi studi con le mummie egiziane dell'Antico Egitto e l'uomo del Similaun, e poi ha aperto questa nuova branca della scienza, cioè lo studio del DNA fossile, e ha aperto praticamente una finestra importantissima
la comprensione dell'evoluzione della storia naturale della nostra specie. È stato qua il titolo di questa diapositiva, un Nobel a tutta l'umanità. Ho voluto enfatizzare, diciamo, questo riconoscimento perché lo studio dell'evoluzione della nostra specie è, come dire, una disciplina che a mio avviso non ha l'importanza che meriterebbe, sia diciamo, nell'insegnamento scolastico, cioè a scuola, qua in Italia, ad esempio, viene insegnata praticamente soltanto in terza elementare. Come, diciamo, capitolo iniziale della storia, quindi non è neanche inserita nel programma di scienze, rappresentata a volte anche in maniera, come dire, eccessivamente narrativa. Cioè, è vero che si insegnano, diciamo, si insegna ai bambini, però viene data quasi una rappresentazione, non dico mitologica, però spesso e volentieri non corretta. Poi praticamente scompare dai programmi scolastici, e questo è un danno incredibilmente alto per la cultura generale, diciamo, dei nostri cittadini, perché si parla praticamente delle basi scientifiche, delle prove scientifiche, di chi siamo e da dove veniamo, che è un po' la domanda che ci facciamo tutti noi. Ora, ci sarebbe bisogno anche, come dire, di un'altra conferenza per spiegare i motivi, forse non basterebbe neanche una conferenza, per spiegare i motivi di questo atteggiamento. Però, in estrema sintesi, lo studio dell'evoluzione umana dà fastidio. Dà fastidio. Questo si vede, si è visto in Italia in un certo periodo, quando la teoria dell'evoluzione è stata messa in discussione da una ministra e dal suo, diciamo, ministero, tanto per fare il nome, la Gelmini, e poi negli Stati Uniti viene costantemente messa sotto attacco dai movimenti, diciamo, cattolici dell'ultradestra, che si racchiudono, diciamo, in un movimento più ampio, che è il movimento del creazionismo. Quindi, come dire, si capisce anche le motivazioni per cui l'evoluzione viene poco rappresentata nei programmi scolastici. Per questo, per me, è un Nobel a tutta l'umanità, perché è una dei, diciamo, lo studio dell'evoluzione umana rappresenta uno dei pilastri del sapere scientifico moderno. Cos'è la paleantropologia? La paleantropologia è lo studio dei fossili della nostra specie e dei nostri antenati, anche, diciamo, dei nostri cugini, comunque dei fossili che fanno parte della sottofamiglia degli ominini, cioè tutti quei primati che sono o che erano dotati di postura eretta e si spostavano su due zampe, ovvero primati bipedi. Dico primati perché anche noi siamo, come ho già avuto occasione di dirvi, siamo classificati da un punto di vista scientifico nel gruppo, nell'ordine dei primati, ovvero delle scimmie. Cioè, quando si dice che noi discendiamo dalle scimmie, si dice una cosa non esatta, un gergo comune, una bischerata,
perché in realtà noi siamo scimmie. La paleantropologia non soltanto studia i resti fossili, ma studia anche i resti di ciò che abbiamo a un certo punto lasciato come strumenti, come oggetti anche di ornamento, cioè tutti i manufatti che i nostri antenati hanno costruito e che poi sono stati ritrovati da paleantropologi e dagli archeologi. La paleantropologia a un certo punto è anche lo studio del DNA che si trova talvolta in alcuni resti fossili, ma anche, questa è una scoperta recentissima, sul terreno di alcune caverne frequentate dai nostri antenati. Cioè la tecnologia, le tecniche di indagine sono andate talmente avanti negli ultimi anni che è possibile individuare anche le tracce di DNA dei nostri antenati sul terreno, un po' come diciamo fa la polizia scientifica quando trova le tracce, cerca le tracce, diciamo, legate a dei crimini. Non so cosa è successo, se No, sei partita sull'immagine e poi è. Ecco. Ecco, tra le tappe fondamentali dell'antropologia, questa è una diapositiva che sicuramente vi avrò fatto già vedere, però, come dire, io la faccio vedere sempre perché la svolta, diciamo, sullo studio delle nostre origini è stata, diciamo, con la pubblicazione e l'introduzione come teoria scientifica della teoria dell'origine delle specie per selezione naturale, pubblicata da Charles Darwin nel 1859. Fino ad allora l'origine dell'uomo veniva trattata un po' come un argomento filosofico o come un argomento, diciamo, teologico, cioè legato alla religione. E questo, diciamo, è l'anno di svolta, è un po' come allo stesso livello della rivoluzione copernicana e dell'introduzione del metodo scientifico da parte di Galileo Galilei. Ecco, il primo antenato, non diretto in questo caso, il primo uomo fossile riconosciuto come tale è stato l'uomo di Neanderthal. Scoperto 3 anni prima della pubblicazione dell'origine della specie, ma descritto come specie, cioè come Homo neanderthalensis, nel 1861, quindi dopo la pubblicazione dell'origine delle specie. Ecco, la ricostruzione della nostra storia evolutiva, cioè di quello che di tutti i meccanismi che hanno portato alla comparsa della nostra specie e dei rapporti evolutivi della nostra specie con quelle che sono vissute prima di noi, in passato veniva studiata, veniva ricostruita attraverso lo studio dei reperti fossili. Cioè, queste sono alcune tra i fossili, diciamo, più significativi e più importanti ritrovati in oltre un secolo di ricerche. E quindi, ecco, la ricostruzione della nostra storia evolutiva si basava sull'interpretazione di questi fossili, cioè questi fossili venivano poi studiati, venivano studiati i caratteri e venivano messi in relazione tra di loro, diciamo, i fossili con gli altri fossili e veniva, come
come dire, ricostruito il rapporto che c'era tra noi e loro. Questo, diciamo, è un albero filogenetico della, diciamo, del gruppo degli ominini, quindi anche della nostra specie, anche questo credo di avervela già rappresentata, e come vedete, cioè, è la ricostruzione di quello che è successo nel corso degli ultimi 7 milioni di anni, con la successione di diverse specie di fossili, da quelli più antichi fino alla comparsa della nostra specie. Ovviamente, basandosi su pochi fossili, perché se si pensa a nel corso di 7 milioni di anni, quanti individui, non soltanto quante specie diverse, ma quanti individui sono vissuti, noi ci si ritrovava praticamente a ricostruire la storia evolutiva della nostra specie basandosi su alcune decine di reperti fossili, tra l'altro molti di questi frammentari, cioè fossili completi o quasi completi ne esistono veramente pochi, cioè uno dei più famosi è lo scheletro di Liusi, Australopithecus afarensis, che è completo al 40%, quindi è completo, però diciamo meno della metà. Poi c'è il ragazzo del Turkana, che è un Homo ergaster erectus d'un 1.800.000 di anni fa, che è ancora più completo, però sono veramente pochi, specialmente quelli più antichi, veramente completi. Quindi capite bene che è una ricostruzione scientifica, perché sono stabiliti dei criteri, cioè alcuni caratteri vengono riconosciuti come più importanti, altri meno, però è una ricostruzione che può anche cambiare ogni qualvolta si scoprono anche nuovi fossili. Diciamo, nel corso degli anni è sicuramente una ricostruzione anche più affidabile, però è sempre, come si dice, lacunosa, perché qualsiasi ricostruzione che si basi su reperti fossili, diciamo, rappresenta un frammento, non è una storia completa. È un po' come quando in archeologia si trovano i frammenti delle opere filosofiche dei filosofi antichi, però non abbiamo idea di quello che magari potrebbe essere stata tutta l'opera del filosofo, per cui magari si dà un'interpretazione, ma l'opera completa ci avrebbe permesso di avere anche una visione diversa. Ecco, questo studio dei fossili e interpretazione dei fossili ha comportato, ad esempio, per quanto riguarda l'evoluzione della nostra specie, cioè di Homo sapiens, alla contrapposizione di due modelli, di due ipotesi praticamente, che specialmente negli anni 80 e negli anni 90, diciamo, si sono fronteggiate. Però ovviamente è un confronto scientifico, cioè c'erano degli antropologi che parteggiavano per un modello e altri paleantropologi che parteggiavano per un altro modello. Il modello che aveva più evidenze, diciamo più prove, a un certo punto fu il modello della sostituzione, o quello conosciuto anche col nome di origine africana recente. Cos'è che diceva questo e dice questo modello? Che la nostra specie si è evoluta, è comparsa la prima volta nel continente africano,
circa 300-200 mila anni fa, all'epoca si diceva intorno a 200 mila anni fa. Poi a un certo punto si è diffusa negli altri continenti, ovvero prima in Asia e poi in Europa, attraverso migrazioni che però non immaginatele come migrazioni come avvengono oggi, ma migrazioni, la nostra specie si spostava, diciamo, con altre specie, cioè non era l'uomo solitario, gruppetti di uomini che prendevano e per spirito d'avventura andavano a vedere cosa c'era un po' più là. No, si spostavano fondamentalmente un po' come avviene ancora oggi per motivi, diciamo, legati alla sussistenza, cioè a mutamenti climatici nel caso di allora, e comunque legati sempre alla disponibilità, alla ricerca di cibo, insieme, ripeto, alle altre specie animali. Queste popolazioni di Homo sapiens, andando a colonizzare un termine improprio, diciamo, arrivando in altri territori, si sono ritrovati di fronte le altre specie di uomo che all'epoca vivevano in quei continenti, ovvero all'epoca si sapeva che in Asia c'era Homo erectus e in Europa l'uomo di Neanderthal. Da questi incontri, diciamo, l'uomo moderno, le ipotesi erano diverse, vennero fatte, ancora oggi ci sono diverse ipotesi, l'uomo moderno si è affermato e ha sostituito le altre specie, cioè le altre specie si sono estinte e a un certo punto Homo sapiens, l'uomo anatomicamente moderno, cioè la nostra specie, è rimasta l'unica specie vivente sul pianeta Terra. Questo in un periodo compreso tra diciamo i 70-80 mila fino ai 30 mila anni fa, più o meno per dare, diciamo, un range di tempo piuttosto ampio, anche se ci sono delle ipotesi che dicono che questa sostituzione possa essere avvenuta anche in tempi più rapidi. Però, diciamo, ci siamo ritrovati praticamente soli con un'eccezione, diciamo, di una piccola specie endemica nell'isola di Flores, Homo floresiensis, un po' ve l'ho già accennato in altri incontri, cioè, ci siamo ritrovati soli praticamente sul pianeta Terra intorno ai 40-30 mila anni. L'altro modello, invece, era il modello della continuità regionale. Era un modello per cui le varie popolazioni presenti o specie presenti nei vari continenti si sono poi mescolate tra di loro e si sono, diciamo, evolute poi nei gruppi umani attuali. Questa è un'ipotesi che ha radici, diciamo, in un modello degli anni 20 anni 30, all'epoca del secolo scorso, all'epoca aveva anche delle motivazioni razziste. Diciamo negli anni 80, anni 90, aveva meno basi razziste, però diciamo era portata avanti da quella scuola antropologica, specialmente quella cinese e da alcuni antropologi fondamentalmente statunitensi, che venivano da quella scuola lì. Non che fossero razzisti, però diciamo i loro maestri erano stati coloro quali avevano portato avanti questa ipotesi. Ecco, a un certo punto la tecnologia permette di studiare il DNA. Il DNA, codificare il DNA, diciamo, in dettaglio, delle popolazioni attuali, il
siamo intorno alla fine degli anni 80, cioè negli anni 80 del secolo scorso, si sviluppa una tecnologia che si chiama, diciamo, l'acronimo è PCR, in basso c'è, sarebbe l'acronimo di polimerasi, cioè chain reaction in inglese. Praticamente è una tecnologia che permette di moltiplicare all'infinito il DNA partendo da piccoli frammenti. Cioè, prima il DNA veniva analizzato, però veniva praticamente distrutto, cioè il campione che veniva analizzato poi veniva perso nella, diciamo, nell'analisi. Con questa tecnica cosa si fa? Il DNA che io voglio analizzare, la sto dicendo in maniera, come dire, semplice, comprensibile, il DNA che voglio analizzare, io attraverso una reazione chimica che avviene dentro quella macchinetta che vedete in basso, viene moltiplicato per migliaia, centinaia di migliaia di volte. Cioè io praticamente posso avere un piccolo frammento di DNA e poi ne ottengo milioni di copie. È un po' come avere a disposizione una fotocopiatrice. Questo e si può conservare ovviamente a freddo. Questo cosa ha permesso? Di poter conservare e studiare anche piccoli frammenti di DNA. Ora, voi magari siete più, come dire, vi riesce a capire meglio, cioè le basi, no? Quelle che fa l'antropologia criminale, la polizia scientifica, no? Cosa fa? Prende i campioni, che tra l'altro si possono conservare negli anni, a basse temperature, e poi studiarli anche successivamente. Cioè, molti casi li chiamano cold case, cioè casi freddi, no? Del passato sono stati poi risolti grazie a questa tecnica. Cioè, negli anni 70 magari non era, cioè, no, non c'era questa tecnologia, non era possibile sequenziare, cioè moltiplicare, poi sequenziare il DNA, frammenti di DNA, appena è stato possibile, diciamo, questo ha permesso di non soltanto risolvere casi criminali, ma anche di studiare la genetica nel dettaglio della nostra specie. E ha fornito, cioè, da quegli anni in poi, da quelle ricerche, diciamo, ci sono state molte nuove domande, ma anche tantissime risposte. Attraverso lo studio del DNA mitocondriale, cioè DNA contenuto in piccoli organoli cellulari che, all'interno dei quali avviene la respirazione cellulare, che si trovano appunto in ciascuna cellula e che sono trasmessi soltanto per via materna, cioè ognuno di noi a milioni di mitocondri che sono della nostra madre. Noi, cioè io mitocondri di mio padre non ne ho, come voi del resto, perché lo spermatozoo al momento della fecondazione non ha mitocondri. Quindi ci rimane, diciamo, il DNA che noi abbiamo di nostro padre è soltanto il DNA del nucleo, dei cromosomi, il DNA nucleare, mentre il DNA che noi abbiamo nei mitocondri appartiene soltanto esclusivamente a nostra madre. Quindi, studiando il DNA mitocondriale delle popolazioni umane attuali, è stato visto, è stato ricostruito, è stato possibile ricostruire, diciamo, l'antenato, l'ultimo antenato
della nostra specie, cioè quella che nella nostra cultura viene definita, diciamo, l'Adamo ed Eva, poi in realtà è una metafora anche, specialmente dal punto di vista biologico, è stata ricostruito, cioè, a ritroso, cioè quella che è stata la nostra storia evolutiva, confrontando il DNA mitocondriale delle varie popolazioni attualmente viventi nei diversi continenti, e si è visto che l'ultimo antenato comune, o meglio, la prima donna, che poi in realtà era una popolazione ovviamente, che ha dato origine alla nostra specie, era una donna vissuta in Africa circa 200.000 anni. Quindi provava quella che era l'ipotesi della sostituzione. Ovviamente si basava sullo studio del DNA delle popolazioni attuali, cioè era una ricostruzione della storia della nostra specie partendo dall'oggi. È un po' come quando si ricostruisce le nostre, come dire, radici andando a guardare i documenti di nascita dei nostri genitori, dei nostri nonni, bisnonni e quant'altro. Ecco, questa è stata un po' l'introduzione che vi ho fatto a quello che era diciamo, prima dell'arrivo di Svante Pebo sulla scena della paleoantropologia. Perché poi ci sono, come dire, dei pionieri, no? Cioè, la scienza come dire, è un'impresa collettiva, un po' come la storia dell'umanità, però poi ci sono quelli che fanno il primo passo verso una nuova direzione. E Svante Pebo è stato uno di questi. Lui è nato nel 20 aprile del 1955. È figlio di un premio Nobel, anche se è nato da una relazione, diciamo, no, no, non, non da un matrimonio. Questo per dire, cioè, che poi i figli sono tutti figli, cioè, indipendentemente da una scienziata, da una chimica, e lui ha tenuto il cognome della madre, non del padre. Ora, la storia nel dettaglio io non la conosco sinceramente, però cioè, lui ha scelto di, comunque, anche se poi il padre ovviamente in seguito l'avrà conosciuto, però ha scelto di tenere il cognome della madre. Si è laureato e poi ha conseguito il dottorato di ricerca in biologia, e dal 1997 lavora in Germania. Allora, la Germania è uno dei paesi, diciamo, più accoglienti per la ricerca. A differenza dell'Italia, loro fanno un po' come fanno le squadre di calcio, cioè le università tedesche acquistano, tra virgolette, cioè propongono e mettono a disposizione finanziamenti e soldi e pagano i ricercatori anche stranieri, mentre da noi in Italia, diciamo, chi insegna, io non so se tra di voi ci sono insegnanti, comunque chi insegna e fa ricerca, specialmente nei primi anni, io ho lavorato per diversi anni all'università, poi ho lasciato perché ho trovato altro
diciamo, altro tipo di lavoro, cioè fai il precario pur facendo ricerca ad alto livello e guadagni veramente una miseria, cosa che invece dalle altre parti non è così. Questo per dire, cioè, noi a volte abbiamo dei premi Nobel, per fortuna, a parte quasi tutta gente che lavora fuori dall'Italia, di premi Nobel ne abbiamo pochi anche per questo motivo qua. Ecco, ha iniziato negli anni, diciamo a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90, a studiare il DNA, estraendo il DNA da reperti antichi. Ha iniziato ovviamente con le mummie e poi è passato a studiare il DNA, ha provato, diciamo, a sviluppare una tecnica che permettesse prima di individuare in un reperto, diciamo, umano antico e poi di isolare, sequenziare, cioè leggere, sequenziare praticamente leggere e studiare il DNA, i frammenti di DNA presente nei reperti umani antichi e anche nei reperti fossili. Ecco, io questo periodo me lo ricordo bene perché era il periodo in cui anche io facevo ricerca. Io, diciamo, stavo facendo il dottorato di ricerca. Volte si affacciano nelle persone, iniziò un po' a spargersi la voce che c'era qualcuno che stava cercando. Tra noi ricercatori, qualcuno che stava cercando di studiare il DNA nei neandertaliani, perché si sapeva che si poteva studiare il DNA, erano state già fatte pubblicazioni su alcuni reperti umani recenti, sulle mummie, ma su reperti fossili ancora no. Quindi era, cioè, all'epoca veniva vista come diciamo, veramente una tecnica fantascientifica. Cioè, come dire, si facevano anche ipotesi che un po', non si sapeva neanche dove avvenissero questi studi, ecco, anche perché sicuramente Smante Pevo e il suo gruppo lo teneva nascosto questo, anche perché per arrivare primi, cioè tra gli scienziati c'è sempre un po' di competizione. Nel 1977 pubblicò per la prima volta un articolo scientifico sulla rivista internazionale molto importante Cell, pubblicò il primo studio di DNA mitocondriale neandertaliano. Cioè, Svante Pebo era riuscito a estrarre del DNA da reperti neandertaliani, frammenti, erano veramente dei frammenti di DNA mitocondriale. All'epoca, diciamo, era possibile studiare, recuperare il DNA fossile dei mitocondri, perché nel fossile il DNA mitocondriale, ma anche nell'individuo, è quello più numeroso rispetto al DNA cromosomico, cioè come quantità. Quindi c'era più possibilità, era più facile trovare il DNA mitocondriale piuttosto che il DNA nucleare. Quindi riuscì a individuare, a isolare e a estrarre il DNA neandertaliano e a sequenziarlo.
e a confrontarlo ovviamente con il DNA dell'uomo moderno. Quindi trovò ovviamente delle somiglianze e delle differenze. E da lì si è aperto, diciamo, un settore veramente nuovo, perché per la prima volta è stato possibile confrontare e quindi ricostruire anche la storia di popolazioni umane, sia diverse da noi come neandertaliani, ma anche fossili di Homo sapiens come quelli vissuti nel Paleolitico superiore, confrontarli e ricostruire la loro storia evolutiva. E nel corso, diciamo, di pochi anni c'è stato ovviamente un'acquisizione sempre maggiore di informazioni che ha permesso di entrare sempre più nel dettaglio. Ovviamente la metodologia individuata dal gruppo di Svante Pebo poi è stata condivisa, essendo stata pubblicata, è stata condivisa con tutti i ricercatori. Quindi in tutti i paesi, quasi, diciamo in tutti i paesi tecnologicamente avanzati, sono iniziati studi e collaborazioni tra loro, studi per l'analisi del DNA fossile e antico. E questo ha permesso un progresso incredibile delle conoscenze nella ricostruzione della nostra storia evolutiva, ma anche dei caratteri e delle caratteristiche dell'uomo sapiens, della nostra specie, ma anche dell'uomo di Neanderthal in particolare. Alla foto in basso, sulla sinistra, quello con la camicia un po', come dire, a quarantina, l'ho fatta io nel 2006 al convegno del 150esimo anniversario della scoperta dell'uomo di Neanderthal organizzato e si svolse a Bonn in Germania. Fu un convegno molto importante e io mi ricordo due cose di quel convegno. Svante Pebo era già, come dire, la star della ricerca paleoantropologica. Era vestito, diciamo, era quello vestito più casual di tutti. Venne alla. Quello era praticamente un rinfresco, era l'happening di questo convegno. E lui venne, diciamo, con dei sandali, come andiamo noi diciamo, al mare l'estate, no? Tipicamente tedeschi. E mi colpì molto, ho detto. Questo è il ricercatore più famoso al mondo e giustamente va vestito come gli pare, cioè senza farsi tanti problemi. E in occasione di quel congresso lui parlò del suo nuovo programma, che lì veramente era fantascienza, perché fino allora avevano studiato il DNA mitocondriale e lui annunciò che avrebbe ricostruito, diciamo, il patrimonio genetico cromosomico dell'uomo di Neanderthal. Cioè, annunciò, ora non so se fu la prima volta, se fu diciamo, un annuncio. Sinceramente non me lo ricordo in esclusiva, però presentò il suo progetto di ricerca che era veramente fantascientifico per l'epoca, perché cioè, costruire il patrimonio genetico di una specie estinta umana era per tutti noi
meraviglioso. Era un po' come ritrovarsi faccia a faccia con l'uomo di Neanderthal. Effettivamente, nel 2007 fu nominato tra le 100 persone più influenti al mondo dalla rivista Time. Ecco, nel 2009 effettivamente riuscì a presentare la prima versione del genoma dell'uomo di Neanderthal. Si riuscì, come dire, a ricostruire anche alcuni caratteri che da un fossile non è possibile vedere. Il colore degli occhi, il colore dei capelli, cioè, si arrivava a quei livelli di dettaglio. E anche le malattie, caratteri che dall'analisi di un esterna, di un reperto fossile, anche il più completo, non è ovviamente possibile. E da allora, diciamo, gli studi, ma come tutte le discipline della scienza, io a volte rimango affascinato dai progressi dell'astrofisica, cioè dell'astronomia, cioè, rispetto anche a 20 anni fa, cioè, io non oso immaginare tra 50 anni dove sarà a livello delle nostre conoscenze se non ci autodistruggiamo prima. Ecco, nel 2010, ad esempio, sempre lui, sempre il suo gruppo di ricerca, per la prima volta, analizzando del DNA fossile estratto da un piccolo frammento di falange della mano, di un reperto di una ragazzina trovata in una grotta in Siberia, a Denisova, descrisse, anche se da un punto di vista scientifico il nome non è stato ancora dato, però descrisse una specie, un gruppo umano nuovo, estinto, l'uomo di Denisova, cioè la grotta di Denisova, quindi l'uomo di Denisova, anche se sarebbe corretto in questo caso la ragazza, perché già anche questo ne ho già parlato altre volte, cioè la paleoantropologia, come molte discipline, ha una visione maschilista. Personalmente a me questo dà molto fastidio, perché poi l'evoluzione, cioè, è avvenuta, diciamo, con il contributo di tutta l'umanità, quindi non soltanto dei maschi. Quindi i denisovani, diciamo, iniziato a far parte della grande famiglia umana che diciamo, calpesta questo pianeta da pochi milioni di anni. La cosa interessante è che gli studi sul DNA fossile sono continuati in questi anni, sempre portati avanti dal gruppo di Svante Pebo, ma poi da tutti i ricercatori diffusi, diciamo, in Europa, negli Stati Uniti, in Australia, in Asia, anche in Italia è molto attivo il gruppo per esempio, di Firenze, che poi collabora anche con le altre università italiane, di David Caramelli, è un mio, diciamo, coetaneo e amico da tantissimi anni. Lui
iniziato, diciamo, è stato uno dei precursori, ci ha visto giusto, cioè, quando ancora nessuno studiava il DNA antico, lui invece ha iniziato questo campo e gli ha, come dire, permesso anche di avere delle soddisfazioni sia da un punto di vista della carriera, ma anche delle pubblicazioni scientifiche, delle ricerche di altissimo livello. Le ricerche sono andate avanti e si è vista una cosa molto interessante. Ora, queste sono le diverse specie di Homo che c'erano oltre 100.000 anni fa, in Asia, i neandertaliani, diciamo, in Euroasia, la nostra specie in Africa. Poi a un certo punto la nostra specie si è spostata, come abbiamo detto già prima, fuori dall'Africa. Però dallo studio del DNA fossile si è visto che in realtà degli incroci tra i vari gruppi umani ci sono stati. È stato trovato, sono stati trovati, diciamo, anche nelle popolazioni attuali, praticamente del DNA sia neandertaliano, intorno al 4%, cioè ciascuno di noi ha una percentuale minima, ma non, diciamo, scarsa, di DNA neandertaliano. E in Asia ci sono delle popolazioni attuali che vivono nel continente asiatico che ha DNA adenosino-novano. Quindi cioè, ci sono stati, e questo grazie allo studio del DNA fossile, poi confrontato con il DNA attuale, ci sono stati diversi momenti di contatto. Questo in generale cosa ci dice? Che la storia evolutiva della nostra specie è molto più complessa rispetto a quello che si pensava nel passato. Cioè, quello che noi vediamo grazie al progresso della conoscenza è, come dire, per me è come mettere sempre più a fuoco i dettagli. Cioè, prima avevamo un'idea generale, no? Si facevano ipotesi anche su, ovviamente, su quello che avevamo nel passato. Oggi invece il progresso della conoscenza, della tecnica di indagine, quindi del DNA antico, ci permette di mettere a fuoco dei dettagli della nostra storia evolutiva che ci rivelano una maggiore complessità. Cioè, i gruppi umani si sono sempre spostati, cioè non c'è mai stata una migrazione unica, poche migrazioni. Cioè, la nostra specie è sempre stata una specie mobile, no? Si è spostata sempre nei continenti. Tra l'altro, siamo usciti fuori dall'Africa, ma ci siamo rientrati. Cioè, c'è stato diversi out of Africa, ma anche poi un return to Africa, cioè un ritorno all'Africa delle popolazioni. Questa testimonianza della, diciamo, della grossa mobilità. Quindi i neandertaliani sì, si sono estinti perché erano, come dire, un gruppo umano diverso dal nostro da un punto di vista fisico. La forma del cranio, la morfologia scheletrica, anche se comunque, diciamo, un neandertaliano ben vestito con un cappello sparato nella, diciamo, nella metropolitana di Roma, all'ora di punta, sì, magari ti può caderci un po', ma anche no, no. Tra l'altro, la cosa curiosa è che i neandertaliani erano chiari di pelle,
rossicci, gli occhi verdi, no? I sapiens, la nostra specie, è stata scura di carnagione, ma anche le popolazioni europee, fino a poche migliaia di anni fa. Cioè, le popolazioni, per esempio, del Mesolitico, cioè quel periodo a cavallo tra il Paleolitico e il Neolitico, erano scure di pelle, perché provenivano, ci sono state poi diverse ondate, sia diciamo, dall'Africa che dal Medio Oriente. Quindi molte delle teorie distorte del razzismo scientifico del 700 e dell'800, dove mettevano, no, le popolazioni bianche come la popolazione, cioè quelle più evolute, in realtà era, diciamo, si è visto poi successivamente che erano veramente delle cose fuori da ogni logica. Ecco, poi siamo veramente alla fine della conferenza. Ecco, oggi siamo riusciti a vedere, la ricerca va ancora avanti, cioè ogni anno vengono fatte nuove pubblicazioni. Per esempio, si è visto che alcuni di questi geni ereditati dai neandertaliani o dai denisovani, hanno un'influenza anche ancora oggi sulla nostra fisiologia. Tipo, noi da neandertaliani abbiamo ereditato la soglia del dolore, cioè, o la risposta immunitaria a determinate malattie, mentre l'adattamento alle alte quote, alcune popolazioni, diciamo in Tibet, umane, popolazioni umane, l'hanno ereditate anche dai denisovani. Quindi, come dire, man mano che si continua a indagare in questo settore, diciamo, vengono scoperte anche cose nuove, interessanti, che riguardano anche come siamo noi oggi, da un punto di vista biologico e fisiologico. Quindi questo è il momento in cui viene annunciato il Nobel Svante Pebo, e io con questa diapositiva concludo diciamo, la presentazione, e vi ringrazio per la pazienza, diciamo, ho parlato abbastanza. Grazie. Vieni amore, c'è. Probabilmente chi entra. Io sono, diciamo, a vostra disposizione per domande. C'è una caramellina, la prendo volentieri. E questi sono cioccolati. Io spero di essere stato sufficientemente chiaro. Ora non sono entrato nel dettaglio specialmente diciamo, delle tecniche, perché ad esempio ho tralasciato del tutto, per quanto riguarda lo studio del DNA antico, la problematica dell'inquinamento, un po' come l'inquinamento, no, della scena del delitto, c'è lo stesso problema, e anche questo è stato, diciamo, mano a mano che sono andate avanti le conoscenze, è stato possibile risolvere e quindi essere più precisi nella. Perché il signore è riuscito a fare quello che ha fatto? Perché dov'è la grande difficoltà? Nel quantitativo, il materiale che si poteva estrarre, nella tecnica con cui Allora, si doveva i problemi che ho estrarre? dovuto affrontare sono stati diversi. A parte il fatto che
come dire, lui ha avuto per primo l'idea, perché l'idea diffusa è che il DNA, essendo una molecola organica, si distruggeva. Cioè, effettivamente, non tutti i reperti conservano al proprio interno il DNA di quell'individuo. Cioè, ci devono essere condizioni particolari di conservazione. Ci sono alcuni reperti, magari che sono anche più recenti rispetto ad altri, che non hanno il DNA, perché si è decomposto, distrutto, cioè la parte organica non si è conservata. Lui è riuscito a individuare una tecnica per cui riusciva a estrarre quella piccolissima, diciamo, quantità di parte organica ancora esistente, e da quella parte organica estrarci il DNA e individuarlo. Però l'ha potuto individuare grazie alla PCR. Cioè, lui ha applicato, diciamo, una tecnica all'analisi, allo studio dei reperti prima mummificati. Cioè, ha visto che riusciva a estrarre il DNA da materiale antico e poi ha provato, diciamo, ha applicato quella tecnica su fossili. Ovviamente, cosa si fa quando si studia del DNA antico? Cioè, no, non posso studiare la superficie, non lo faccio raschiando, diciamo, ma facendo un prelievo, un carotaggio con un micro trapano, vado a pescare, diciamo, la parte più interna, anche per il problema dell'inquinamento, perché quando si vuole studiare il DNA antico, cioè gli archeologi vanno vestiti come gli agenti della, diciamo, della scientifica. No, ma prima un reperto fossile, cioè, chi lo studia? Io ne ho studiati diversi, come dire, uno lo tocca, ci respira sopra, c'è il sudore, la saliva, lo starnuto, cioè, nel senso, e quindi il rischio è che te vai ad analizzare, infatti, analizzare il DNA e poi magari studi il tuo. Ma infatti, certo, cioè, proprio i laboratori che fanno questo tipo di analisi sono isolati, cioè, non, ma anche il prelievo diciamo, del frammento, che poi viene, come dire, trattato per estrarre il DNA, e viene fatto in maniera sempre più, diciamo, controllata. E poi si analizza il DNA di chi, diciamo, lo studia, cioè, comunque si cerca di capire se c'è stato inquinamento oppure Lui avrà fatto tante prove, perché no. non è che Sì, tutto ha certo. trovato le cose come No, quello poi appunto vanno fatte delle prove, cioè, però lui, cioè, individuata la tecnica, cioè, la difficoltà è stata individuare la tecnica. Poi, cioè, la scienza funziona così, cioè, quando uno individua un metodo, no? Poi lo puoi riprodurre, lo puoi migliorare. Io non so se vi ricordate quando a un certo punto si parlò di fusione fredda, che sembrava la scoperta del secolo, finalmente. Cioè, poi si è visto che era qualche cosa di scientificamente, non è stato possibile replicarlo.
Quindi non, dal punto di vista scientifico non era valido, come anche metodi che riguardano la cura, no? A volte ti dicono cure miracolose, no? Così, cioè, però poi non. Anche lo studio, è uno studio continuo. Arrivo, posso? Certo. Partendo dall'assunto che lei ha espresso, noi non discendiamo dalle scimmie, siamo scimmie, e sono ritornato nel tempo, una vita fa, a scuola, del nostro professore di filosofia, Simone Stagomano. Come mai noi siamo noi e le scimmie però sono rimaste scimmie, anche se si discende dalla scimmia. Ma lo dico in maniera molto semplice. No, ah, prego. Quello che è un piccolo contributo che mi ricordo con simpatia e anche un po' di nostalgia per gli anni, è che lui elaborò questo suo pensiero partendo dalle scimmie antropomorfe, tipo il gorilla, che riesce alla mano simile alla nostra, però non ha il pollice opponibile. No, ha il pollice opponibile. No, no, non completamente. Infatti lui fa come dei capannini sopra le piante. Niente, l'uomo, l'essere umano, diciamo, in questo caso, ha esattamente l'arto che gli permette di costruire, fare. E il simbiotico cervello si rendeva conto e ha avuto una rapida poi evoluzione in base a ciò che ha potuto eseguire con la finalità. Questa era un po' una. Stata una risposta, diciamo, in parte filosofica, in parte data con le conoscenze che c'erano allora. In realtà è una risposta vista con, diciamo, con le conoscenze di oggi sbagliata, ora spiego anche perché. Allora, primo punto. Le specie di scimmie antropomorfe, quelle che comunemente chiamiamo scimmie antropomorfe, cioè quelle che in inglese vengono definite apes, ape, plurale apes, apes, cioè che sono le scimmie antropomorfe, che si distinguono dalle scimmie, quelle che si chiamano comunemente scimmie, cioè i macachi, i babbuini, i monkeys in inglese. Infatti, in inglese ci sono due nomi che distinguono. I primati raggruppano tutti. Allora, le scimmie antropomorfe attuali, ovvero le due specie di scimpanzé, lo scimpanzé comune e lo scimpanzé pigmeo o bonobo, il gorilla e l'orango, si sono evoluti come noi. Cioè non è vero che loro sono stati fermi. Cioè loro, quelle specie, hanno avuto una storia evolutiva come l'abbiamo avuta noi e come l'hanno avute tutte le specie animali e vegetali attualmente viventi. Cioè, tra l'uomo e in particolare le scimmie antropomorfe africane c'è stato un antenato comune che è vissuto intorno ai 7 milioni, 10 milioni di anni fa. Questo antenato comune non era né identico a noi, ma neanche allo scimpanzé algoritmo. Cioè, si sono evoluti anche loro. Cioè, il concetto che loro sono rimaste scimmie e noi no, è un concetto scientificamente inaccettabile, sbagliato. Loro, tra l'altro, hanno anche un modo di camminare particolare, cioè quella che camminano sulle noci, knuckle walking che si chiama, cioè camminare sulle noci, che è un modo di spostarsi sul terreno, si dice derivato, cioè non è primitivo,
è un modo di. Loro hanno evoluto questo modo particolare, no, di spostarsi, e il loro corpo, cioè, meglio, i loro corpi, perché sono specie diverse, sono adattati all'ambiente in cui vivono, alla dieta che hanno adottato e che hanno oggi. Cioè, è una presunzione nostra di dire che noi siamo più evoluti degli altri. Se permettete, poi voglio dire, il Covid ha anche dimostrato la nostra fragilità evolutiva, cioè non è che noi siamo più ganzi degli altri, ma fortunatamente il progresso scientifico ci ha, come dire, salvato, no? Poi le scimmie antropomorfe hanno il pollice, è uno dei caratteri in comune, hanno il pollice opponibile, ce l'abbiamo. Quello che noi abbiamo più sviluppato è la presa di precisione. Cioè, uno scimpanzé non potrà mai fare un intervento neurochirurgico, no? Però lo scimpanzé in particolare, il gorilla no, perché non ce n'ha bisogno, no, perché non lo sa fare. Lo scimpanzé costruisce strumenti, costruisce, manipola, diciamo, e modifica degli oggetti per procacciarsi cibo, i famosi stecchini per catturare le termiti. C'è una popolazione di scimpanzé che vive, diciamo, in una savana boschiva, che costruisce lance, cioè, appuntisce, diciamo, dei bastoni, non è che poi ci fa però fa, lo rende appuntito e poi ci infilza delle proscimmie che dormano nei tronchi cavi, se ne mangia. Oppure usano masticano delle foglie, le trasformano in spugne per prendere l'acqua dai tronchi cavi. Cioè, quindi, e ognuno c'ha ogni gruppo ha la propria tradizione culturale, eh? Cioè, i vari gruppi, cioè, non tutti hanno queste conoscenze, ma se le trasmettono, in particolare da madre a figli, cioè la depositaria, diciamo, della cultura e della trasmissione della cultura è la femmina, perché ha un rapporto più stretto con la prole, con i figli, per cui i figli apprendono dalle madri, non dai padri, fondamentalmente. E questo, diciamo, avvicina di più questi primati alla nostra specie. Poi, come ho già avuto occasione di dire, mi sembra, anche qua da voi, da un punto di vista genetico c'è una differenza del 2% tra le nostre specie, cioè un niente. Ora, loro hanno un cromosoma in più, cioè una coppia, non un cromosoma, una coppia. Però, cioè, da un punto di vista come dire, del DNA, veramente, cioè, è sovrapponibile al 98%. Cioè, noi siamo umani, tra virgolette, umani come nostra specie, per il 2%, e loro sono scimpanzé, diciamo, gorille, per un 2-3%. Poi il resto siamo uguali. Grazie. Prego. Mi scusi, ma la questione, perché le teorie del passaggio dell'uomo dall'uomo a parteggiante alla posizione eretta non avevano niente a che fare con le teorie che erano state conservate fino ad ora, che dicevano bene, che era dovuto proprio l'uomo per preoccuparsi di cibo, eccetera, eccetera. Fondamentalmente, Cosa c'è di allora, sull'origine del bipedismo, ovviamente siamo sempre a livello di ipotesi, perché noi, cioè, vediamo nei fossili che a un certo punto ci sono alcune specie che sono bipedi, anche se per
diversi milioni di anni abbiamo continuato anche ad avere una morfologia e quindi a farlo, ad arrampicarci sugli alberi. Cioè, la morfologia degli arti superiori, cioè in particolare delle ossa delle mani, ma anche della spalla, delle scapole, era tale che ci permetteva, cioè permetteva ai nostri antenati di arrampicarsi meglio di quanto lo facciamo noi, perché anche noi non è che non abbiamo perso la capacità di... Però questo cosa significa? Che il bipedismo comunque probabilmente è comparso e si è evoluto in un ambiente dove c'erano ancora gli alberi. Per esempio la vecchia ipotesi che noi siamo alzati su due zampe, i nostri antenati, con la savana non regge più. Cioè le australopitecine, tipo Australopithecus afarensis, la specie degli usi, vivevano in un ambiente boschivo, cioè nella foresta. Quello che vediamo ad esempio oggi, negli scimpanzé in particolare, ma anche nei gorilla, è che si spostano sulle zampe quando devono trasportare del cibo. Ci sono anche ora su internet si trovano video, no? Prima erano osservazioni, cioè negli anni 60-70, cioè queste erano ricerche all'avanguardia. Oggi con internet, diciamo, le informazioni sono accessibili a tutti. Cioè, fa abbastanza impressione vedere uno scimpanzé che cammina su due zampe perché porta da mangiare. Ovviamente la morfologia scheletrica è quella di un quadrupede, quindi non si può spostare sempre su due zampe, anzi. Però, no, e quello poi è, diciamo, è uno dei prezzi del mal di schiena che noi abbiamo pagato con il bipedismo. Come del resto anche lo scivolamento di tutte le viscere verso il basso, per la forza di gravità. L'artrosi alle ginocchia, cioè, sono tutte cose che, diciamo, abbiamo ereditato. Cioè non siamo perfetti, cioè, perché poi anche la perfezione dell'uomo, anzi, l'evoluzione della nostra specie si vede anche nelle imperfezioni. No, cioè, purtroppo no, diciamo, non lo siamo. Per fortuna. Cosa ci dice? Cosa diventeremo? No, quello... No. Non è che io diciamo... Quello è fantastico. Periodicamente, no, vengono pubblicati degli articoli come saremo tra 100 anni, 1000 anni, 10.000 anni. Non è possibile saperlo. Cioè, per esempio, quando abbiamo perso i denti... Quello è per via della dieta. Quello, cioè noi allora noi abbiamo il coccige. Allora noi no, il coccige quello è la ma quello anche lo scimpanzé e il gorilla non hanno la coda, cioè la morfologia del scheletrica generale è molto simile, cioè è diversa nella, diciamo, fondamentalmente nella struttura adattata a modi di spostarsi diversi, però da un punto di vista anatomico, come dire, sono molto simili. Infatti, quando si studiano fossili, non è così immediato, cioè, individuare se è un ominino o una scimmia antropomorfa, specialmente se le ossa sono frammentate. Poi, quelli antichi hanno dei caratteri, cioè, se si pensa che ancora si arrampicavano sugli alberi, cioè, sono... Non sono né uguali ai nostri né uguali a quelle delle scimmie antropomorfe attuali, cioè sono diverse. Il discorso delle dimensioni corporee, allora, l'alimentazione influisce parecchio la morfologia, la dieta. Gli uomini del Paleolitico superiore, Homo sapiens, cacciatori raccoglitori,
che avevano una dieta riccamente protetta. Cacciavano e poi raccoglievano anche, cioè erano opportunisti, mangiavano tutto, però fondamentalmente mangiavano carne, tanta carne, ma anche vegetali, però avevano una dieta proteica, nel senso era una dieta da un punto di vista energetico simile alla nostra, tant'è che noi siamo cresciuti rispetto anche ai nostri nonni, erano più piccolini di noi, perché mangiavano meno carne. Allora, ora anche perché ci sono gli ormoni. Sì, però io me lo ricordo, cioè io la carne la mangiavo già io, cioè una volta alla settimana. Cioè oggi la carne, se si vuole, non fa bene. Allora, con l'adozione dell'agricoltura, cioè, gli uomini del Neolitico, cioè quelli che hanno poi si sono adattati a mutamenti climatici, c'era la stoffa lunga, però siamo passati da cacciatori-raccoglitori ad allevatori-agricoltori, no? Quindi una dieta più ricca di carboidrati, cereali. Loro sono diventati più, ovviamente non nell'arco di una generazione, cioè qui si parla di centinaia, anche migliaia di anni, sono diventati più piccoli, perché comunque sia una dieta ricca di proteine animali, più ricca di proteine animali, ti porta a una dimensioni maggiori. La selezione naturale, poi, perché noi bisogna immaginarsi la nostra evoluzione come comunque un fenomeno complesso, anche dal paleolitico superiore ai giorni nostri, cioè l'adozione di nuove strategie alimentari, come un certo tipo di dieta, di alimento, il latte, no? Per i cacciatori, cioè passare dalla caccia alla raccolta, a un nuovo tipo di economia, cioè è stato necessario un processo adattativo lungo. Quando si parla di processo adattativo e di selezione naturale, si parla di morti, cioè un certo tipo di dieta, non è che è stata, cioè, l'intolleranza, o meglio, la tolleranza al lattosio, cioè non è che l'abbiamo presa come specie, alcune persone lo sono ancora oggi, non è che l'abbiamo presa così acquisita, dicevi, ah, mi metto a allevare le mucche, no? le pecore, poi mi faccio per il latte, mi faccio il formaggio e va tutto bene. Cioè, hanno iniziato a farlo perché era un discorso di sopravvivenza, ma prima di adattarsi a quel tipo di alimento, cioè, sono morti tantissimi individui. Perché poi sono stati selezionati geni che hanno permesso, diciamo, l'assimilazione di un certo tipo di alimenti. E questa diminuzione poi nella struttura corporea è stata anche comunque selezionata con tutto il pacchetto, diciamo, non è che viene selezionato un gene, soltanto un gene, no? Cioè, quando si parla di evoluzione di una specie, di una popolazione, cioè, è una cosa che non va a interessare soltanto esclusivamente un tipo di gene, ma tutto il genotipo, o comunque gruppi di geni. Sto guardando l'ora, se no qui piazza per voi. Io la prossima conferenza giovedì vi parlerò, diciamo, di certe ricerche a cui ho partecipato anch'io con il professor Mannini dell'Università di Pisa, che, diciamo, oltre a fare studi antropologici
diciamo, sia dei fossili, ma poi anche delle popolazioni, diciamo, umane antiche, quindi etruschi, romani, del Medioevo, cioè qualche fa l'antropologo, diciamo, può studiare reperti umani di qualsiasi periodo. Abbiamo studiato anche personaggi, tra virgolette, famosi o comunque reperti particolari. Vi parlerò aggiungo questo aggettivo, del presunto Giotto, del Conte Ugolino, poi di Sarranieri, del marinaio di San Rossore. Io non so se avete visto il Museo delle Navi a Pisa. Vi consiglio, se non l'avete visto, vi consiglio. Allora, lì c'è il calco del cosiddetto marinaio di San Rossore, ecco, col cagnolino. Io ho fatto parte, diciamo, del gruppo che ha studiato quel reperto. Tra l'altro, quando fu rinvenuto nel cantiere di scavo, ma fu rinvenuto, diciamo, proprio non completamente scoperto, cioè il giorno stesso della scoperta, io mi trovavo casualmente nel cantiere, perché non partecipavo agli scavi. Andavo a ritirare le ossa umane che trovavano, e trovarono questo proprio quel giorno lì in cui ero nel cantiere. Gli archeologi trovarono questo reperto, che mi ha dato tante informazioni. È stato anche interessante studiarlo da un punto di vista antropologico, anche perché sono fotografie, cioè io le vedo così, sono fotografie anche dell'ultimo momento di individui che sono vissuti nel passato, perché per noi sono reperti, no, ossei, ma quella, diciamo, è la fotografia di una tragedia. Mentre poi altri reperti, come appunto il presunto Giotto, il Conte Ugolino, sono stati anche interessanti da un punto di vista così, anche un po' della copertura mediatica, perché ti rendi conto che comunque, cioè, il nostro tipo di società Poi ci fa cadere di lì. Ma vi anticipo con una battuta sul Conte Ugolino, no? Perché il Conte Ugolino, cioè, è stato descritto in un certo, è famosissimo, ovviamente, è conosciuto per Dante, come è stato descritto, diciamo, nell'Inferno. Cioè, comunque, Dante l'ha accusato cioè, cannibalismo, ma si è cibato, cioè, secondo Dante, dei suoi figli e dei suoi nipoti. Era fake news. Quello è stato diciamo, perché io lo dico con una battuta del professor Mannelli, che lo intervistavano, no, su questa cosa. Ma allora il Conte Ugolino, è vero che dice, più che mangiati, l'acciucciati, perché il Conte Ugolino, come vi farò vedere, non c'aveva lei, quindi non era possibile, cioè non era praticamente possibile, a parte il ragionamento che in teoria lui dovrebbe essere stato il primo o tra i primi a morire, perché era quello più anziano, no? Quindi il meno, cioè il più debole, però effettivamente, cioè, c'aveva due denti, era rimasto, cioè, li poteva soltanto ciucciare. Cioè, non è vero, ma perché scientificamente è possibile. Cioè, non era possibile. No, lo so, però è passata questa cosa, no? Grazie.
grazie. Grazie. Grazie. Grazie.